In partenza cerca di portarsi al comando il numero 5 Martina OM che va diretta al comando mentre è partita bene Lady Delpino. All'esterno è rimasto il numero 6 Matasdra con il numero 3 Nino Lerner in seconda posizione, mentre in terza pariglia c'è già Lady Delpino che è in schiena Orfeo Jet. I cavalli hanno percorso i primi 200 in 13 e 2, controlla la situazione Martina nei confronti del numero 3 Nino Lerner, mentre in terza posizione la corda si è sistemato northbound. Muove subito dalle retrovie, rompe gli indugi, Lady Delpino e René Legati che vuole risolvere tutto già da subito, va dritto sul battistrada, su Martino M, Lady Delpino e non può che esserci il più classico dei prego si accomodi dopo 600 metri in 43-1. Lady Delpino quindi nuovo leader su Martino M. Di sotto c'è sempre Nino Lerner, treno esterno capeggiato per ora dal numero 6 di Matastra, a cui è toccata la peggio, prova a spostare in aggiramento il numero 4 di Orfeo Jet, ma sono ben lontani dalla testa perché si fa 57,7 per il primo mezzo miglio, 30 secco anche per questi 400. 800 metri da 1:12,1, al comando è René Legati con Lady Delpino che controlla, mentre secondo sapientemente Martina che si è lasciato sorpassare mentre sta avanzando Orfeo Jet. Nonostante 13,3 un chilometro, Orfeo Jet avanza di fuori, Lady Delpino al comando, parziale violentissimo sul penultimo rettilineo in 14,6, ma Orfeo Jet avanza e Martina è seconda alla corda. È sempre Lady Delpino che se la sta dando a gambe, è bene attaccata la mano a René Legati, sembra ormai una formalità, si lotta solo per la piazza d'onore perché Lady Delpino sta facendo praticamente una prova pubblica all'ingresso e addirittura d'arrivo dopo un paletto in 14-2, ancora showtime per Lady Delpino, chiaramente declassata nella compagnia che viene a vincere per il secondo il numero 5 Martino M che tiene a bada comunque un ottimo e coraggioso Orfeo Jet, quindi 11-5-4 ma 1-12-9 per 28-7, 32 il penultimo quarto, 14 e mezzo l'arrivo, che cosa dire, prove tecniche per un ritorno su qualche cosa importante. Esatto, avevamo detto che questa cavalla sono i parziali quelli che contano e 1-69 in chiusura, che cosa dire, il successo acclamato per la portacolori della Indel, complimenti a Massimo Di Muro che ha fatto un ottimo lavoro qui a Civitanova Marche, complimenti ovviamente a René Legati e alla scuderia Indel. È tutto per questa sera da Salvatore Mattì.